piace il posto? Sì, sì. Sì, sì, perfetto. Mi chiamo Maria Zeta Formentini, ho 15 anni, abito a Milano e frequento il secondo anno del liceo classico Parini. Primo giorno di scuola, dopo mesi di didattica a distanza, eravamo tutti in ansia per i compiti, perché non li aveva fatti nessuno e non eravamo abituati. Avevamo anche paura di rivedere i prof, tutti spaventati, però alla fine era bellissimo perché non ci vedevamo da tanto, ci mancava quell'ambiente tantissimo. Poi è successo che ci arriva questa circolare improvvisamente dicendo che avremmo fatto giorni alterni, quindi 2 giorni didattica a distanza e 3 giorni in presenza. Poi la settimana dopo hanno di nuovo chiuso tutto e così è stato fino a metà gennaio. Cioè io personalmente l'ho vissuta malissimo, non avevo più voglia appunto di far niente, non volevo più uscire perché mi alzavo alle 8, facevo 6 ore davanti al computer, poi alle 2 finivo, devo fare tutti i compiti per il giorno dopo e non andava di far niente, non avevo motivazione. Non volevo neanche studiare. Io di quest'anno mi ricordo che, non lo so se posso, perché cioè è una cosa che è successa a una prof che non aveva spento la telecamera, abbiamo assistito al suo pranzo con la famiglia e lei non se n'è accorta. E noi continuavamo a dire, prof, è ancora lezione, non si è disconnessa. Lei continuava a pranzare e noi non potevamo dire niente. Poi è arrivata la prof dell'ora dopo e continuava a chiamarla, ad avvertirla, ma non ha mai sentito. Poi a un certo punto, penso il figlio, si è girato, ha visto che era ancora in chiamata e ha chiuso e non abbiamo mai più parlato di questo. Proprio archiviato. La cosa più pesante, sì, è stata la mancanza di certezze perché non sapevamo quando saremmo tornati, non si capiva, insomma, posso uscire, non posso uscire, non si sapeva proprio. Il fatto è che una giornata normalissima di DAD ci arriva un messaggio dai rappresentanti di classe dove ci dicono che quelli di quinta avevano occupato la scuola, come avevano fatto molti altri licei i giorni prima. Fatto sta che io e dei miei amici decidiamo di andare il giorno dopo per occupare. Era la mia prima occupazione, io non sapevo esattamente come funzionasse, però il fatto di arrivare là non c'era nessuno, così abbiamo fatto qualche cartellone con qualche slogan, tipo la scuola è nostra, queste cose qua, non abbiamo fatto nulla. Abbiamo soltanto girovagato per la scuola. Io mi aspettavo una cosa un po' più, diciamo, più o meno una manifestazione, se possiamo dire, anche fuori scuola, non c'era niente, non sembrava occupata affatto. C'era qualche cartellone fuori appeso e basta. Siamo 52 classi, quindi ci poteva essere qualcuno. Cioè, la gente c'era, però nessuno voleva. Perché molti volevano restare in DAD, perché appunto si prendono voti facili, si può copiare, ok, va bene, però la scuola è un'altra cosa, non è appunto prendere voti semplici, prendere 9-10 copiando, è totalmente un'altra cosa. Io personalmente non voglio passare altri anni, già ho fatto la prima e la seconda liceo così, non voglio passare altri anni a vedere la scuola così, come delle videochiamate, non parlare con i miei compagni, non voglio proprio. Infatti volevo occupare per questo. Quest'ultimo lockdown ha proprio cambiato totalmente la scuola, infatti non ero più neanche così contenta di andarci. Non lo so, era diventato proprio la scuola un ambiente davvero, a parer mio, insopportabile. Soprattutto i professori, devo dire, mi spaventavano molto, perché appena siamo arrivati volevano subito riempirci di versioni, verifiche, interrogazioni,
Così, quindi non è che sia stato proprio un rientro magnifico, però dai. Vorrei tornare a quando tutto questo non c'era, quando andare a scuola era una cosa normale, quando non dovevo mettere le mascherine. Cioè, rivoglio la normalità, mi basta quello, nient'altro. È andata tutto bene? Sì, comodissima, col cuscino, proprio a posto. Allora, Maria Zeta, come vedi la scuola nel futuro? La scuola nel futuro, purtroppo, secondo me sarà in DAD. Non so perché, ma ho questa impressione. E invece la scuola ideale per te come sarebbe? La mia scuola ideale sarebbe una scuola senza voti. Quindi andare a scuola soltanto per imparare. Non per non avere l'insufficienza in pagella, studi e basta, senza valutazioni. Proprio sarebbe davvero bello.